Eccoci qua, cari amici, buongiorno, buon martedì 21 dicembre, come state? Tutto bene? Sempre qui al vostro servizio, dalle ore 11 alle ore 12.30 su Nima Radio TV, Radio Nova, 94.3 MHz la frequenza, ma anche sui rispettivi siti web, radionova.it e anche nimaradiotv.it, nicolamarchese.it, dappertutto ci potete seguire e ne approfitto a salutare subito l'amica Fortuna dalle Marche che mi manda un messaggio, mi dice buongiorno Nicola, buon martedì, oggi sono puntuale al tuo appuntamento, buona giornata, sono tutta per te, wow, ma che belle parole, cara Fortuna. Ti saluto, cara Fortuna, a te Franco, ho avuto il piacere di conoscervi a San Marino, questo mi ha fatto molto piacere. Ma oggi non sono da solo, ragazzi, sempre qua vestito a festa natalizie e nello studio 2 dei Nima Studios sono venuti a trovarmi due amici che festeggiano qualcosa in particolare. Vado a dare il benvenuto all'amico Massimo Terzi e Margherita Terzi, eccola qua, che poi in realtà sarebbe Margherita Carretta, però si sa che comunque si prende il nome del marito, no? Scuola, e non solo il nome. Ecco, scuola M-Dance di Felegara, di Parma, di Fornovo, è troppo lunga così. Parma va benissimo. Esatto, allora abbiamo qua Massimo e Margherita perché festeggiate, ragazzi, 20 anni di attività. 20 anni di attività. Che bello, Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. In questa atmosfera natalizia. Anche l'amica Fortuna che speriamo di conoscere alla Svezia. Esatto. Ma nelle Marche bisogna andare. Andiamo là. Voi ultimamente state girando molto, mi sa. Adesso un po' di calma per il periodo natalizio, calma. Queste gare vi portano a essere fuori e sempre impegnati, come va? Dai, raccontiamo un po' prima di andare in musica. Allora, il mondo delle gare è ripreso con tutte precauzioni, non precauzioni, insomma le gare sono riprese, i ballerini si muovono, vengono a fare le gare, invece che avere 120-130 coppie ce ne sono 80, però insomma okay, già perché bisogna stare più stanziati, spazio. Bisogna avere un po' più di spazio, che lì c'è il numero un pochettino chiuso, diciamo, però si sta riprendendo il mondo, se continuasse così saremmo anche contenti. Il problema però lo sappiamo, perché comunque le notizie del Covid continua ad arrivare dappertutto e la mia paura che ci siano paura di tutti, restrizioni, cioè che poi tra l'altro il nostro settore, voi da una parte che siete ballerini, noi come orchestre, cioè se dovesse richiudere ancora saremmo veramente massacrati ulteriormente. Sì. Sembra proprio che siamo gli untori di questa pandemia, quando invece untori non li siamo, cioè noi usiamo tutte le precauzioni anche in scuola con i nostri ballerini, non facciamo entrare più di tot gente, controlliamo che abbiano il green pass e la mascherina e il gel e la disinfestazione, però purtroppo i social e le televisioni hanno creato questo panico. Sì. Di questa pandemia che giustamente c'è, cioè non è che vogliamo. Ma ne sentivo parlare stamattina in televisione e c'era una signora, una giornalista che diceva, secondo me era un po' Novax, perché non si può saltare fuori con degli argomenti per appunto sostenere il Green Pass, sostenere il vaccino, per poi andarli a sconvolgerli totalmente, che ne so, il mese dopo, dicendo di fare il contrario di quello che si è fatto fino adesso. Infatti. È questa la problematica che comunque sta un po' facendo rimanere a bocca aperta. Sì, la problematica può essere quella, però effettivamente rendiamoci conto che anche gli studiosi non erano preparati e non sanno della materia, quindi anche loro apprendono durante la corsa. Non riescono, non riuscivano a saperlo prima. Quindi, di come si modifica questo quindi, nuovo più, vaccino. Noi poveri mortali, più che credere in chi ha studiato, non possiamo fare. Queste sono belle parole, perché comunque ne abbiamo viste di tutto e di più in questo periodo, dove diverse persone si sono improvvisate virologi, dottori, scienziati. Abbiamo visto tutto e il contrario di tutto. Esatto. E quindi tu a volte non sai, anche fra i virologi,
non sai a chi credere. Dice, esatto, questo ti dice una cosa, questo ti dice l'esatto contrario. Sì, almeno mettetevi d'accordo. Sì, ma perché poi c'è chi ha studiato troppo alla esatto, fine. No, ma scornatevi prima tra di voi. Appunto, e poi date un'unica soluzione. Parlate con un'unica voce che almeno appunto noi poveri mortali dai, possiamo... ragazzi, ascoltiamoci un po' di musica, esatto, dai. Noi facciamoci una bella cumbia. Beh, non riuscite a ballare perché lo studio è piccolo, però ce la possiamo ascoltare. Oasi, arriva l'amico Andrea Bonifazi per voi. Anzi, è anche per fortuna, visto che lui arriva dalle Marche. Tutto per te, cara fortuna. Oh, ce la siamo ballata tutta, ma dall'inizio alla fine. Il sudore. Esatto, esatto. Cominciamo a salutare un po' di amici che stanno mandando dei messaggi. Intanto il nostro vicepresidente, il nostro caro Luca, sempre presente con Buongiorno Nicola e ai tuoi radio telespettatori. Ciao caro Luca. Ve lo ricordate, no? Certo. Certamente. Ciao Luca. A trovarci. Buongiorno a te Nicola, la nostra Monica e a tutti gli amici. Auguro un buon solstizio. Stasera. Visto che oggi entriamo ufficialmente nell'inverno. Adesso ho capito, Forse non vi ha visto collegati, allora ha mandato un messaggio, ma sicuramente vi risaluterà tra poco. Maio Maregini, un saluto e un buon Natale ai maestri terzi. Da Maio, Patrizia e Daniel, PS, viva la pensione! Bravo Maio! Com'è sta cosa? No? Spiegatemi un po'. Parlate di pensione esatto, quando vediamo Maio diciamo, come si sta in pensione Maio? Siamo nel club dei pensionati. Dipendenti INPS direi. Certo. Dipendenti INPS. Dipendenti INPS, ma siamo qui anche per parlare ragazzi di 20 anni di attività. 20 anni di attività. Correva l'anno 2001. Correva l'anno 2001 in cui ufficialmente è nata la Dance, anche se già insegnavamo prima, però effettivamente chiede di metterci da soli di creare questa scuola nel Parmense e M-Dance SD è nata nel 2001. Poi dal 2009 abbiamo avuto anche la sede fissa personale, che è un'immagine tanto di prestigio. Tanto qua vediamo sede. Esatto, vediamo l'immagine della l'immagine festa, della torta, vedi? Della torta che avete... Perché non si vede bene, ma nella torta c'era la nostra fotografia della prima gara, anno 2 settembre 2009, quindi eravamo ben... Aspetta che facciamo una zoomata. Eravamo un po' più giovani, vediamo non so un se po', si riesce a vedere. È un po' sgranato, però dai, ci siamo. E poi in fondo quella attuale, quindi abbiamo 20 anni in due fotografie rivissute con tutti i nostri amici, tutte le coppie che abbiamo formato nel tempo. Vediamo la carrellata degli amici che sono venuti a trovarvi. Non eravate in tanti come dicevamo, no, eravamo in tanti, perché purtroppo anche il discorso Covid esatto, ha permesso di fare quello che si può, insomma. Ecco qua la carrellata, ma come belle tavole, tutte queste li conosco sti ballerini, Uno lo conosce nelle nostre serate, certo. E poi andiamo avanti, wow, ecco, ritorniamo, basta, avete fatto quattro foto, basta, non siamo molto social, noi abbiamo facciamo le cose come molto, come raccontava Margherita dietro le quinte, che non ama tanto non amiamo molto il telefono, ma da una parte è bello così, perché è più bello il rapporto di persona, vero? Io la tecnologia, vi ricordate, siamo un po' su due pianeti diversi. Vi ricordate quando avevamo fatto il collegamento Skype? Cioè, un conto è fare un collegamento Skype dalla vostra sede, è un conto essere qui insieme infatti, a me. Insomma, la socialità è, direi che è molto poi soprattutto importante. Nel nostro settore. Però, oggi, fa parte oggi... del nostro vivere la socialità e se la stanno purtroppo togliendo. E questa è la cosa che mi dispiace di più. Indipendentemente da tutto quello che è successo con i morti, i malati, tutto quanto, ma la cosa che secondo me manca di più a tutti... Penso a tutte che la tranquillità, la socialità. La tranquillità di poter andare in giro e quando incontri soltanto, anche quando soltanto incontri una persona, la stretta di mano, il saluto col bacio, cioè quello è diventato tutto più freddo, no? È diventato molto più freddo. Adesso anche con queste mascherine che comunque. Se qua a parte che ho la mascherina e saluto gente, manco so chi è, perché non si capisce chi è. Quindi, allora la saluti per educazione. Allora dico, tira giù la mascherina, sei te, ciao. Ma chi sei? Arriva un altro messaggio dal nostro amico Gianni Francia. Ciao Nicola, buona giornata a tutti gli ascoltatori, a te, buongiorno anche ai tuoi ospiti, M-Dance, una canzone che vuoi. Ma sì, sai cosa abbiamo preparato, caro Gianni? Gianni. L'abbiamo preparato insieme...
ai maestri, perché vogliamo augurare una pronta guarigione anche a Pietro Galassi, che sappiamo certo. che è ancora in ospedale, e si parlava di vaccini e di Green Pass. No, dai, buttiamola sullo scherzo con questa bella polca che un giorno tu mi mandasti. Esatto, su WhatsApp. Ascolta, devi mettere su una nuova polca. Mettere su. E dai, ce la gustiamo. Eccolo qua che arriva. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, Peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qui, ancora qui ragazzi, arrivano altri messaggi, che se riesco, guardate che cosa sono andato a organizzare, voglio far vedere il messaggio proprio sulla mia diretta, e guarda un po'. Vediamo se arriva, forse arriva, chi lo sa, arriverà, vediamo un po'. Oh, sotto forma di albero di Natale. Buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola. Ma questo però è rimasto quello, no? Allora facciamo una cosa, alla vecchia maniera. Vedi che quando le cose le si vuole fare nuove c'è qualcosa sempre che non va assolutamente. E le vado a leggere direttamente qua dalla chat. Buongiorno carissimi amici Nicola e maestri terzi, vedi che era proprio totalmente diverso. Vi auguriamo di buone feste, una splendida giornata, anche se c'è molto freddo. Vi abbracciamo forte forte ciascuno di voi, Robby e Ricky, Silvana e Tino e Roberta Bertinelli, che grazie manda mille. Il grazie messaggio. Grazie anche a voi. E poi c'è anche Gianni Francia che dice: vorrei che mi guarisse questo ginocchio. Vorrei festeggiare anche l'ultimo dell'anno. Vabbè, ma tutti vorremmo festeggiare l'ultimo tutti dell'anno. Al di là del ginocchio, no, che magari si balla un po' meno, però la paura c'è che certamente blocchino qualcosa o no. Cosa dite voi? Dobbiamo essere ottimisti. La paura c'è sempre. Secondo me non bloccano. Faranno qualche restrizione per chi non ha il Green Pass e chi non è vaccinato. Esatto, anche perché sennò sarebbe proprio un fallimento questa campagna vaccinale. Infatti, mi viene da dire questo, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Se dovessero mettere come i rumor stanno dicendo, che oltre al Green Pass
per andare in discoteca, nelle grandi manifestazioni, ci vuole anche il tampone, secondo me riceveranno una valanga di disdette, perché dice, ho il Green Pass, ho fatto il vaccino, la prima, la seconda, sì, no, la terza dose, conto, e poi devo fare anche il tampone. Però tieni conto una cosa, io posso immaginare, che ne so, l'evento grande, come può essere una partita di calcio, sì, con 50.000 persone, un concerto, che tu vai a quel concerto. Ma non ho parlato anche di discoteche? Il problema è quello lì. Sì, quindi, però voglio dire, a prescindere dalle discoteche, parliamo delle nostre sale da ballo, che quando c'è un massimo di 100, magari. 100, 120 persone, magari, massimo 200, insomma non è che uno tutti i weekend o tutte le sere, perché c'è anche, ci sono posti dove si balla anche durante la settimana, si va a fare un tampone per andare a ballare. Faranno differenziazioni sulla capienza? Io penso di sì. Questo è il buon senso che porterebbe a fare una cosa del genere. Però abbiamo visto che fino adesso il buon senso mica ce l'hanno usato, mica l'hanno usato tanto. Toglieteci tutto, ma non il divertimento. Esatto. Che esatto. È quello che fa. Sembrava una pubblicità. Sembrava non era pubblicità. Intanto era, io voglio ringraziare davanti alle telecamere i maestri Massimo e Margherita Terzi, perché guardate che cosa mi hanno portato. Hanno pensato bene, vuoi che deperisca Nicola Marchese? No, assolutamente, assolutamente mai. No, un bel vorremmo pensierino mai. Con un bel salame e una bottiglia di vino, grazie, lo tengo qua come regalo, non è pubblicità. Tanto è pubblicità. Lo mettiamo dietro al collo, non si vede la marca, vabbè. Non si vede la marca, però lo teniamo qua. Volevo fare due chiacchiere riguardo i 20 anni, no? Sì. Una domanda a bruciapelo. Quando avete aperto questa scuola, pensavate di arrivare a questo traguardo? Dai, sono curioso. No, forse no. O perlomeno arrivarci con le soddisfazioni che abbiamo avuto, forse no, perché le soddisfazioni durante 20 anni le abbiamo avute. Puoi sempre averne di più nella vita o averne di meno. Di quelle che abbiamo avuto siamo estremamente contenti. Abbiamo avuto delle persone che hanno vinto il campionato italiano, delle persone che hanno fatto la finale, delle persone che hanno vinto la Coppa Italia, delle persone che sono andate in altre scuole e poi hanno vinto, quindi formate in modo corretto. Invece, certo. Io penso che sì. Non abbiamo il campione del mondo, certo, non ce l'abbiamo il campione del mondo. Oh, ma ragazzi, non è così semplice. No. Però, ma perché non avete il campione del mondo? Perché non sono venuto io a ballare? Probabilmente adesso sì. Devo dire che abbiamo un amico che... Perché tu eri impegnato a suonare. Io ero impegnato a suonare, se no mi ci buttavo. Ci sta guardando in questo momento, che tu conosci, sì, che dice io quest'anno comincerà a fare gare e dice io voglio diventare campione del mondo, se no non vengo. Si chiama Remo. Lo conosce, ha detto che lui vuol diventare solo fa le gare solo per quello. Però è una motivazione. È un bel esempio. Faccio qualcosa solo ma se lo vinco. Faccio bene. Esatto, esatto. Grande Remo. E per farlo bene dove va? Alle Medes. Non può andare. Se sta guardando lo immagino. Mossadì. Assolutamente no. Va bene, dai, ci piace fare anche un po' di, certo, un po' di chiacchiere. Dopo parliamo anche per quanto riguarda i giovani, perché so che tu ci tieni, sì, molto a questo argomento, e sarebbe bello che i giovani si approcciassero a questo ballo. Posso dire Margherita, chicca, perché è vero che noi abbiamo fatto i 20 anni, sì, allora, però io vorrei che ci fosse qua mio padre, perché gli riderebbe ancora dietro. Tu devi pensare, attenzione, che Massimo... Cosa ha combinato? Massimo, fino a 35 anni... Sì. Può tagliare? No, siamo in diretta. Fino a 35 anni veniva a ballare con noi, cioè con me, mio padre, mia, okay, mamma, gli amici, mio padre. Si sedeva sulla poltroncina per tenere le borse e oltretutto diceva, anche con mio padre, che mio padre e mia madre hanno sempre ballato, diceva, io non so come facciate voi a divertirvi a girare in mezzo alla pista e a sudare. E mio papà glielo ricorda sempre. E cos'è stato quello che ti ha fatto? È stato un certo al di là di Margherita. A un certo punto. Nella vita ogni tanto scattano delle molle. A un certo punto ho voluto cominciare a fare un corso. Scattano queste molle. Esatto. Ma io tutto quello che ho fatto, non voglio poi troppo tempo. No, recuperiamo la musica. Tutto quello che ho fatto prima del ballo l'ho sempre fatto con la voglia di farlo per bene, cioè ho fatto judo, ho fatto le finali dei campionati italiani. Certo. Ero più giovane, però ovviamente, adesso mi spacco le ossa. Poi poi ho fatto calcio, ho fatto qualcosa nelle giovanili del Parma e così via, che fatto, bello. Quindi anche lì poi io mi sono andato a un altro tipo di sport che sono gli scacchi, un bellissimo sport, anche lì ho vinto i regionali.
per andare. Ma quindi te. Tutto quello che ho fatto l'ho sempre cercato di farlo con agonismo. Con agonismo, con la voglia di arrivare. Mi metto in gioco, ma lo voglio far bene. Beh, ma è un bel esempio, assolutamente. Adesso con agonismo dedichiamo questa canzone mia, che è un bel terzinato, peccato mortale, a qualcuno che conoscete, al re del terzinato. Giovanni e Giovanni Rossi e Rosanna Autelitano. Eccola qua che arriva. Dopo magari glielo direte, non so se sono collegati proprio in questo momento. Certo. Peccato mortale. Grazie Margherita per avermi ricordato che alle 11.40 c'è l'informazione con l'amica Ornella Colli, ma prima voglio parlare appunto del discorso giovani, al quale ci tiene molto Massimo e anche tu Margherita a parlarne, perché abbiamo bisogno di ricambio, sì, no? Ne abbiamo già parlato prima. Perché i giovani sono ovviamente la linfa del futuro, no? Quindi sono quelli che oggi il giovane, se non c'ha il telefonino o il cavolo di coso lì davanti, non vive. Invece bisognerebbe far capire ai giovani che tenersi sani, tenersi attivi, fare sport, sono le cose che tengono buono il nostro corpo e la nostra testa anche. Esatto. E finché, specialmente in Emilia, specialmente nel nord Italia, non si capisce che il ballo è uno sport, ma viene considerato a livello di videogioco, esatto, un divertimento. Un divertimento e basta, non riusciremo mai a crescere in questa attività. Il ballo è uno sport a tutti gli effetti, che fa benissimo al fisico, è lo sport più completo dopo il nuoto, detto da studiosi di Roma, di quella delle scienze, che guarda scienze motorie, okay. Dopo il nuoto c'è il ballo, perché tiene attiva anche la mente. Addirittura qualcuno lo mette prima del nuoto, perché il nuoto usi tutti i muscoli qua, ma non usi la testa, perché continui ad andare avanti, sì, ad andare indietro, avanti indietro, mentre invece nel ballo devi usare anche la testa. E quindi io inviterei però c'è da dire una cosa, che non tutti la testa la usano. Questo è un altro discorso, stiamo parlando di tecnica di ballo, esatto, per il divertimento va bene, ed è giusto che sia così, perché non tutti devono approcciarsi, non siamo costretta ad approcciarci alle gare, no? Perché sennò dopo nelle balere non ci va la gente a ballare. No, ma il discorso anche sbagliato è che uno dice: ma io non voglio andare a imparare perché voglio andare a fare le gare. Ma non è, guarda la telecamera, guarda la telecamera. Io devo parlare con me. Siamo allo studio 2 noi. Lei deve parlare con me, non c'è problema. Vabbè, però io vedo la faccia di Nicole, devo parlare con Nicole. Esatto. Ti stavo dicendo che non sempre uno viene a scuola perché poi deve fare le gare. La gara è, diciamo, è un percorso a cui uno può arrivare. Esatto. Venire a imparare a ballare nelle scuole, chiaramente un po' professionali, però è il fatto di costruire qualcosa sul tuo corpo. Esatto, che se vai comunque a ballare in balera, balli bene, non stancato, fatichi meno. Poi se balli due ore ti stanchi ugualmente, perché se balli due ore consecutive ci stancano tutti. Senz'altro. Però se conosci un po' la tecnica, se conosci... triboli, quindi, un po' che fatiche, un pochino ma meno. Ma poi quando passi davanti alla gemma, guarda come balla bene quello lì. Io proprio inviterei anche le scuole ad avere un programma educativo di ginnastica, di educazione fisica, che porti anche a fare lezioni di ballo, magari solo una volta a settimana, magari una, ma che il bambino capisca ed entri in questo mondo dove ci vuole disciplina. Cosa è un altro dei valori che si sono persi ultimamente nella scuola, disciplina. Cioè, non me ne parlare, perché con i figli che vanno a scuola delle volte, quindi, sento delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Chi vuol capire capisce, ma disciplina che nasce dalla scuola e poi dalla famiglia, ovviamente, questo è un altro discorso. Approfondiamo questo argomento dopo l'informazione, ma prima lasciamelo dire, cara Margherita, ti sei guadagnata una mia canzone con questo discorso che hai fatto, i migliori anni della nostra vita. E beh, una sorcina anche lei, oltre che me. Andiamo, anni proprio. D'anni. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia.
telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci rientrati cari amici, chiedo un attimo di pazienza ai nostri ospiti, a Massimo e Margherita, perché ho in diretta Ornella Coli di Redacon. Buongiorno! Buongiorno Nicole, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori e anche chi è in studio naturalmente. Bene, buongiorno. Cara, buongiorno. Cara Ornella, partiamo con qualche notizia dall'Appennino reggiano, dai che sono curioso. Allora, vediamo un po', in prima pagina abbiamo parte dell'ex albergo Pigoni donato alla Croce Verde di Castelnuovo. Allora, l'albergo Pigoni, devi sapere che era un albergo molto conosciuto negli anni 60, 70, aveva dei grandi fatti, insomma, invitava anche celebrità. Praticamente la proprietà cosa ha fatto? Ha donato una parte di questo albergo alla Croce Verde di Castelnuovo nei Monti. Quindi dice Jacopo Fiorentini, che è il presidente della Croce Verde, quando ce l'hanno detto, che lo siamo fatti ripetere un paio di volte, perché facevamo fatica a credere a una donazione di questa entità. Vabbè, vorrei ben vedere. Infatti, i proprietari erano Gianna Pigoni e Mari, che memoria dei loro avi, praticamente ci hanno donato una parte così importante dell'edificio, che per tanti anni era appunto una struttura ricettiva d'eccellenza della montagna, come ti ho appunto appena detto. E quindi ai piani sono convertiti a scopo sociale benefico, mentre invece la parte, insomma, ci sono attualmente, diceva anche, aspetta, 4 appartamenti per 2 persone, tutti in ottimo stato, ristrutturati in tempi abbastanza recenti, e uno più grande delle 6 persone. In più c'è anche un garage, quindi insomma dice che praticamente questo stabile rimane allo stabile come Croce Verde. Abbiamo deciso di procedere attraverso all'acquisto per poterlo avere così tutto intero, quindi una parte gli è stata donata ma il resto lo compreranno come Croce Verde, e in questo modo i capitoli convertiranno tutto. Perfetto, diventerà la sede ufficiale della Croce Verde. Ce l'hanno già la sede lì sotto, però lo utilizzeranno anche per altre cose, quindi insomma secondo me è bellissimo ed anche importante, soprattutto è stata una donazione, come ti dicevo, di peso, perché vuol dire che tu pensi alla collettività, hai capito? Esatto, quindi, esatto. È molto bello. Un servizio per chi ne ha bisogno, certo. Infatti, allora, ci sono state le elezioni nei giorni scorsi per in provincia, le elezioni provinciali per rieleggere il consiglio. E quindi c'è scritto il sindaco Elio Ivo Sassi, che è il sindaco di Villa Minosso, ricordo, è stato il più votato alle elezioni provinciali. Quindi, riporta l'articolo, il sindaco di Villa Minosso Sassi fa il pieno di preferenze alle elezioni provinciali di sabato scorso. Quindi il primo cittadino ha ottenuto 7.561 voti ponderati, che sono pari a 75 voti singoli, superando la vicepresidente della provincia, Ilenia Malavasi, che è il sindaco di Correggio.
Quindi questa è una cosa molto bella, perché praticamente è stato eletto per la montagna sia lui, ma anche un'altra ragazza che è in consiglio a Castelnuovo nei Monti, che invece si chiama Erika Spadaccini. E quindi, insomma, devo dire che sono le due cose che ci fa molto piacere, perché abbiamo la montagna comunque rappresentata. E anche questo ci fa piacere, visto che questo sindaco è uno dei nostri sindaci, diciamo così, e quindi è stato più votato. Poi vediamo un po' che cosa ti posso raccontare di bello. Ce n'è una cosa bruttina, infatti dico le cose brutte, no, non te le dico. Beh, se si tratta di informazione bisogna anche prendere quelle. E dire. Allora, purtroppo si chiude la ceramica Graniti Fiandre di Viano. Ah, quando chiude un'azienda è sempre una brutta notizia, sì. Una brutta notizia, sì. C'è lo sciopero dei 64 lavoratori a rischio, quindi praticamente questa ceramica, ci sono naturalmente 64 dipendenti che hanno fatto uno sciopero, ed è stata decisa in assemblea, quindi i lavoratori insieme all'RSU e System CGL di Reggio hanno dichiarato lo stato di agitazione con immediata sospensione delle attività lavorative per i prossimi 3 giorni. In vista della chiusura definitiva che avverrà il 24 dicembre, quindi ragazzi, alla vigilia di Natale. Mamma mia, proprio una vigilia di Natale terribile, direi. Infatti la ceramica occupa 54 lavoratori a tempo indeterminato e solo 10 lavoratori con contratto di somministrazione, quindi la maggior parte purtroppo sono residenti nel territorio montano, quindi per noi questo è veramente un grosso colpo. Certo, certo, assolutamente. Un grosso colpo, quindi c'è la comunicazione ufficiale di cessare definitivamente l'attività è arrivata solo il 15 dicembre scorso, quindi veramente anche con un preavviso brevissimo. E da qui nasce appunto anche la protesta dei lavoratori, naturalmente. Certo. E quindi vediamo un po' che cosa succede, però. Chiudiamo in bellezza, dai, con una notizia frivola, c'è qualcosa? Allora, vediamo un po', qui dice. Allora, venne con l'anno nel 1896 e il miracolo fulcro di uno dei racconti appena pubblicati dall'architetto Francesco Lenzini. Vediamo un po' di che cosa si tratta. L'incrocio tra la strada che va verso Vallisnera e quella che porta al campo sportivo di Collagna sorge oggi una maestà. Era stata eletta dal padre di Cristina Pulsone, una bambina che proprio lì fu miracolata fino all'800. Le vicende di questo episodio prodigioso, realmente avvenuto, quindi una storia veramente accaduta, trovano spazio in questo racconto che si chiama Una storia del mio paese, che è stato scritto dall'architetto Francesco Lenzini, che è il genitore preoriginale comunque del paese. Allora, questa è una cosa bella, dai. Esatto, dai, ricordiamo dove possono trovare tutte queste informazioni e soprattutto gli appuntamenti. Appuntamenti. Tutte sulla nostra pagina di Redacon, il nostro giornale web, che è un giornale appunto molto letto e molto seguito, che si chiama appunto Redacon. Li potete seguire però anche nel nostro telegiornale che va in onda il venerdì. Brava! Di tu gli orari, che sei più ferrato di me sugli orari. Ah, adesso non me ne ricordo mica a memoria, sai, però intorno alle 18:20 del venerdì e della domenica e al sabato penso alle 8:30 di mattina. Infatti, in più sulla nostra radio, che è Radio Nova, esatto. 4.30, però ci potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook di Redacon e poi naturalmente ci potete seguire al canale numero 10 di Teletricolore, che così vedete tutta la bellezza della nostra ornella, che di settimana in settimana sfoggia una miss diversa apposta per i suoi telespettatori. Va bene, cara Ornella, allora, visto che noi non ci sentiremo la settimana prossima, a questo punto ti faccio gli auguri di Buon Natale e Santo Stefano, tutto quello che di buone feste, ok? Poi dopo l'ultimo dell'anno facciamo in tempo. Certo, un grandissimo abbraccio a tutti e una buona festa a tutti. Ciao Nicola. Buon Natale, buone feste. Oh, ti salutano anche i miei ospiti. Ciao. Ciao. Bene, ha messo giù al volo, non dà neanche il tempo di salutarla a momenti, ma torniamo, andiamo in musica, che così ci prepariamo con altri argomenti. Intanto arriva Un mondo a colori, Marianna Lanteri, per voi. Siamo rientrati e da ridere perché c'è sempre Massimo. Guardala. Oh. Vabbè, non c'è problema. Andiamo a leggere qualche messaggio. C'è il nostro Luca che dice un saluto alla bellissima e bravissima Ornella Coli e le faccio i migliori auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo. Dovevo leggerlo prima quando era in onda, però dopo glielo dirò, non ti preoccupare, caro Luca. E arriva la nostra Dora Branchetti e come dice Luca, eccomi, no, ci sono, dice Luca. Buongiorno Nicola, appena in tempo per Peccato Mortale, la mia preferita, bravo. Buongiorno anche ai tuoi ospiti.
E poi, Anna Chiesa, oh, abbiamo parlato di Gianni, arriva Anna e praticamente sabato sera sono stati con noi al Tulipano, mentre voi eravate in gara, diciamolo, perché eravate impegnati, sareste stati dei nostri, e hanno portato delle torte, che era la fine del mondo, e poi anche la mia mamma, una torta con la Nutella, e poi, ecco, da abbinare a questi salami qua. Ecco, un po' di ginnastica non ti farebbe male. Hai ragione, caro Nicola. Ciao Nicola, eccomi qui, prima di tutto voglio fare un saluto e auguroni di buone feste ai tuoi ospiti, mi fai ascoltare Perfect di Diego Zamboni, grazie, buona giornata. Certo che ti accontento. E prima mi ha mandato un messaggio lo stesso Gianni che diceva, aspetta, da qualche parte, eccolo qua, non so se si ricordano, ma Max e Margherita li ho portati a ballare a Rho o giù di lì in Pullman tanti anni Gianni, fa. Gianni, non mi ricordo l'occasione precisa, ma mi ricordo che gli anni erano tanti. E però è tanto che, che vi conoscete. Bene, questi sono i messaggi, allora preparo Perfect per dopo, ma prima avevamo preparato una canzone richiesta da Margherita, che a lei piace tanto questa, musica e parole, poi comunque è stata un po' la colonna sonora dei nostri pranzi in quella dell'antica tenuta Santa Teresa. Quando non ci permettevano di ballare, quando non si poteva. E quindi dovevamo solamente muovere i piedi sotto la tavola. Esatto. Però dai, quante canzoni! Questa qui. Vai, musica e parole, Nicola Marchese e Monica Gelati, la nostra Cocò. Vamos. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, siamo rientrati e adesso io non sto più nella pelle. Cos'è che mi devi proporre? Non l'ho capito. No, io ho delle proposte. Di che cosa parliamo? Quando torneremo a fare le nostre bellissime vacanze, quindi con i tuoi bellissimi viaggi, con la bellissima organizzazione, posso dire il nome perché... Di Portofranco? Di Portofranco, certo. Bellissima. Possiamo fare anche degli eventi, perché non basta solo andare per vedere il monumento, ma andiamo con lo stage, con lo stage. Andiamo per imparare, facciamo tutte le serate, ci sarà un'ora di scuola di ballo,
tipo Ballando con Nicola, ballando non con le stelle, non con le stelle, ma Ballando con Nicola. Adesso questa idea di fare una serata, premiare qualcuno. Bella, è una bella idea, sai, di cercare di coinvolgere. Visto che hai la mente sgombra dai capelli, è lucubra un po'. Guarda te. Oh, guarda te in diretta, no, non potevi dirmelo fuori di dire, no, quindi, no, giusto. Anche però, perché, cioè, non è che hai detto una bugia, si vede, quindi... Si vede, Ah, per i capelli, non è che uno dice una cosa che non è vera, eh? Allora dopo, però devo stare anch'io lì. Eh certo, nelle, tu sarai qualcosa per una notte. Sì. Ballerino per una notte. Ballerino per una notte. Ballerino per una notte. È una bella idea. Ne approfitto, visto che comunque l'ho messo sulla mia storia di Facebook, ne approfitto perché io dal 7 al 14 di febbraio me ne vado una settimana a Tenerife. Chi volesse partecipare non deve far altro che mandare un messaggio oppure chiamare al numero che vedete. E il tampone? Beh, sicuramente. Sperando che poi non blocchino il discorso viale. Comunque dai, ne tengo conto. Bella idea che mi hai dato, caro. E una... Però aspetta, prima di andare in musica, devo farvi vedere un video, perché quando si va la mattina in giro, sono dovuto andare a Montecchio per portare mio figlio a scuola, dopo mi sono fermato a far colazione qui in paese, no? E ho trovato un ballerino, Ivano Chiapponi, che spesso e volentieri appunto veniva nelle mie serate, e lui si occupa del rifugio Matildico, il rifugio che dà assistenza agli animali selvatici, insomma, quelle, quando capita, che bellissimo, ne so, un capriolo, un cinghiale, che comunque c'è qualche problema, lui viene chiamato e praticamente va a soccorrere l'animale. E mi ha dato questi due videoclip che voglio farvi vedere, perché si era incastrato un daino in una porta di un campo da calcio. Ma va. Però il problema è che dopo c'è stato il rovescio della medaglia. Eccolo qua, perché c'è stato un piccolo problemino e infatti aveva un piccolo dolorino il nostro Ivano. Intanto guardate un po' questa immagine, perché è molto curioso, guardate un po'. Adesso possiamo parlare, qui praticamente vedete che è scappato il daino, ma in un altro videoclip che facciamo vedere proprio in questo momento, vi facciamo vedere che cosa è successo al povero Ivano. Eccolo qua che arriva. È lì che cerca di liberare il daino da questa rete, fa un passo all'indietro e lui cade di schiena e aveva un po' il mal di fondelli, come si suol dire. E gli ha fatto cadere anche la GoPro, perché quando fanno questi interventi cercano di riprendere un po' tutto quanto e così mettono in archivio un po' le varie uscite che fanno. Allora, prima abbiamo visto il daino che si liberava e adesso abbiamo visto la brutta caduta. Comunque tutto a posto, non è successo. Sono salvi tutti e due. Sono salvi tutti e due, assolutamente. E comunque fa un grande lavoro. A me è successo una notte, mentre rientravo da una serata, proprio all'altezza di Montecchio, e mi attraversa un capriolo che purtroppo non ho fatto in tempo a frenare e col furgone è caduto... E proprio l'ho beccato, insomma, purtroppo hanno dovuto abbatterlo, perché in quella, a me sembrava una caduta stupida, si era spezzata la colonna vertebrale e non riusciva più a stare in piedi. Guardate un po'. Andiamo in musica, dai, e dopo ritorniamo qua con i nostri maestri. Vedi, questa trasmissione qua parla di musica, di ballo, di notizie animali, dall'Appennino, di animali. Beh, mi piace fare un purpurri. Arriva Daniela Cavanna con Angelita. Questa qua. Eccoci qua, siamo rientrati. Allora, abbiamo parlato di ballo, abbiamo parlato di giovani, no?
di vacanza, che in futuro si potrà organizzare questo stage all'interno di una bella vacanza. Ma la vostra musica preferita qual è? Che sono proprio curioso. Ah, io, guarda, tutte le musiche sono belle, tutte. Ok, però ogni maestro ha la sua preferita. Tutte hanno la loro complessità. Io immagino anche che tu, a te piaccia una... A me piacciono i balli grintosi, i balli di carattere, perché dicono tutti che io sono la parte più espressiva della coppia. Okay. Vorrei dire che mi terrorizzo, ma non so se si può dire in diretta. Però tendo a dare molta espressività all'azione del ballo. Lei invece ama più i balli d'amore, i balli moderati, più romantici. Quando lo guardo, va a finire che prima delle 12:30 litigano qua. Non è vero. Allora, qua... Non è vero, perché io sono una tanghista nata. Infatti mi ricordavo. Io amo il tango in maniera sviscerale proprio. Per me il tango è uno dei più bei balli. Ma perché? Che ci perché esistere. Essendo lento, beh, però anche il balzo è lento. Non è, perché per me il tango, cioè, è un ballo passionale. Di passione. Cioè, io quando vedo ballare il tango, infatti, senza offese per l'amor del cielo, certo. Però quando voi fate il tango in baliera fa un po' venire il latte ai gomiti, diverso. Perché sono tanghi, li chiamano tanghi begin, no? Li chiamano tanghi begin. Io invece sì, parlo... perché è un 2-3-4, un 2-3-4, sì, lento. Ma sono un 2-3-4 anche quelli che balliamo noi, però hanno coreografato. Sotto hanno un ritmo, una cioè, che ti entra dentro, che ti fa proprio, poi vabbè, chiaramente. Ok, ho capito che a Margherita piace il tango, e a te? Ma io sono un amante dei balli, detto, un po' che hanno un po' di carattere dentro. Quindi... Arriviamo al genere? Quickstep. Quickstep, quello dove saltellano. Bravo! Vedi che... Non ho, in repertorio, non ho un quickstep nei miei CD, ma mi ricordo di avere uno Slow Fox, che so che a voi piace anche lo Slow Fox. No, a me no. Te no. Però se metti un bel valzer lento, che è un bellissimo ballo di swing... È molto dolce e secondo me facciamo contenta tante delle nostre persone che ci vanno. Adesso ho preparato un tango. Scusa, hai il tango. No, ho preparato un tango per la maestra. Facciamo contente tutte le donne che quando amano. Quando andate fuori che fate le serate, mettete qualche tango, qualche valzer in lento più. In più. Ma invitiamo la gente a ballarlo. Esatto. Tango. Facciamo 50 cumbie. Invitiamo le persone a ballarlo. Allora, però c'è da dire una cosa. Adesso ballate voglio, 3.000 cumbie. Voglio scagliare una, come dire, una lancia a nostro favore, spostati, perché in alcune situazioni il foxtrot, la cumbia sono un riempipista, mentre essendo più difficili il tango da ballare o il valzer lento, come dite voi, non quello sempre... che ti dicevo prima, dobbiamo cambiare, esatto, la cultura. Boh. Se voi andate in serate, fate 18 cumbie e un valzer lento, è chiaro qua che... c'è il vena di polemiche, non mi piace, è chiaro che la gente non viene a imparare. Ma sapete una cosa che abbiamo notato ultimamente nelle serate, da quando abbiamo ripreso il valzer? Non lo ballano quasi nessuno. Cioè, sono rimasti. devi spostarti in Romagna. Hanno finalmente capito che serve solo per sudare. Esatto. Ma come mai questa cosa? Perché metti una mazurka e riempi la pista. Però c'è sempre l'amante del musica valzer. È sempre molto bella e tutto. C'è perché, faticoso. Perché è faticoso. Dai, allora, anche perché fanno dei valzer da 4-5 minuti e quindi ci e vuole poi la bomba. Ci vorrebbero 2 minuti e mezzo, hai ragione, questo ti do pienamente ragione. E di solito io dopo il valzer ci metto sempre un bel tango. Bravo. Per far riposare le ballerine. Vai col tango, arriva Edmondo Comandini con Amable, eccolo qua. Eccoci qua, sono in attesa del brano Quick Step che mi sta mandando via WhatsApp il maestro, perché vogliamo farvi sentire, visto che abbiamo accontentato la maestra col tango, leggermente un piccolo accenno di Quick Step. Grazie Nicola, me la sono ballata anch'io da solo. Ah no, ma questo l'ho già letto, questa è fortuna che si è ballata la cumbia di prima. Ah, okay. Luca Vitali, ai maestri terzi vi faccio i miei migliori auguri di buon Natale e un felice anche a te anno Luca, mamma. Un bacione. A proposito di ultimo dell'anno, visto che ha parlato di un felice anno nuovo, voglio pubblicizzare il nostro ultimo dell'anno. Eccolo qua che arriva la slide del ristorante Il Nodo. Ci trovate lì in versione trio
Nicola Marchese e Monica Maio, musica e balli in questa occasione, con una cena favolosa a base di pesce. 80 euro a persona, affrettatevi, ultimi posti a disposizione, prenotazione Super Green Pass obbligatori 0521 29 04 51. Mi raccomando, ovviamente, come ho detto ai nostri fans, questo è un ultimo dell'anno ingaggiato, come si suol dire, prima della possibilità di poter ballare, non è una sala da ballo, pertanto chi vuole venire deve essere appassionato di cucina e poi dopo qualche ballo lo faremo, perché il posto è assolutamente non è una balera come gli anni passati. Massimo ha mandato il brano, un attimo solo che sono curioso, ve lo faccio ascoltare così, guardate. Immaginate i maestri. Non vorrei mai che ci bloccassero la diretta. E dopo partiva Tuvo Fall'Americano, se non sbaglio, con questo, sì, vero? Sì, sì. È molto bella come canzone. Devo ricordarvi la nostra pagina Facebook, Nima Nature, eccola qua che arriva, in sovraimpressione, ecosostenibilità, uno stile di vita, cliccando il tasto ordina ora sarete rimandati al nostro sito di e-commerce, questi prodotti naturali, affrettatevi perché oggi c'è una cosa che può riguardare anche voi, sai? Ci sono le Caps Move che aiutano nel movimento, sai quando, che ne so, lo scricchiolio al ginocchio, sono cose il movimento. No. Per quanto riguarda le articolazioni. Quando mai noi non abbiamo ma queste non cose. Voi, nel senso che comunque è legato al vostro mondo, che ci si balla e vi dà una mano, certo, in più, tutto assolutamente. Tutto fa bene, tutto fa brodo. Certo. Andiamo ancora in musica, due minuti per salutarci perché siamo già giunti al termine. È stato davvero un piacere essere qui con te, siamo fatto delle chiacchiere. Sì, però una cosa importante non abbiamo detto, a Felegara c'è la sede e i corsi sono aperti quando ripartono. Anzi, non abbiamo detto una cosa, tutto il mese di gennaio chi viene e si prenota per il corso, okay, avrà la prima lezione gratis. Wow, è tipo una specie di Black Friday. È una specie di Black Friday. Gennaio Friday. Black January. Ok, ormai quindi tutto il mese di gennaio siamo, ovviamente partiremo con i corsi nuovi e anche lezioni, okay, private, ovviamente sia per il sociale, sia per chi vuole crescere. Le serate sono tutta la settimana? Telefonate ai numeri in sovraimpressione che non ci sono e vedrete che, ci troviamo, ci mettiamo d'accordo. Mi chiamate che poi io vi do il contatto. Però su Facebook, su Telegram, su Instagram. Non abbiate paura di uscire di casa per ballare, per divertirvi, no, perché non c'è assolutamente nessun pericolo. Abbiamo sanificato fin le fughe delle mattonelle. Addirittura. Poi tra l'altro una cosa che io... mi è dispiaciuto molto, nel primo lockdown, prima di arrivare al lockdown, avevamo fatto un piccolo video per un progetto nuovo, no? Con i vari passi, in quel caso era il tango. Teniamolo lì di scorta. Guarda, mi è dispiaciuto tanto perché erano delle pillole, no? Dove i maestri spiegavano appunto i passi di questi balli. Però non è che assolutamente... L'idea non muore mai. È lì in cantiere. Verremo fuori con un nuovo progetto. Speriamo non troppo tardi perché ne abbiamo già una certa età. No, assolutamente. Allora, cari amici, grazie per grazie essere stati con noi. Voi. Non abbiamo fatto soltanto la maestra, due paroline. Io stavo dicendo appunto di non aver paura di venire a ballare, uscite di casa, riuscite di casa, perché con tutte le dovute precauzioni dobbiamo riprenderci la nostra socialità, il nostro divertimento, per noi, per loro, ma principalmente per noi, perché noi di una certa età, non diciamo che siamo... certa età non è bella. Ma soprattutto anche per i giovani, perché i giovani secondo me la socialità non sanno nemmeno cos'è, e il ballo crea anche socialità, aiuta tanto. Quindi mi raccomando,
uscite, venite a ballare, che ci si diverte, si sta bene. Ragazzi, andi e baler. Fa bene alla salute. È vero, andi baler. Andi baler. E dalla M Dance, auguri a tutti. Fantastici, fantastici. Io vi voglio ringraziare, ovviamente, qua davanti alla telecamera, tanto per l'omaggio che mi avete portato, ma in primis per esserci stati al fianco in questo brutto periodo, perché eravate presenti ai nostri pranzi. Grazie davvero, perché quando si può, ben volentieri. Come grazie voi, anche gli amici di Salso Maggiore, insomma, vi siete uniti alla nostra famiglia e quando potevate eravate sempre dei nostri. Ecco dove è nato il famoso quella lì. Grazie di cuore, vi lasciamo ai programmi di Radio Nova e con il Nima Show Live vi do l'appuntamento a domani mattina alle ore 11. Ciao ciao! Ciao ciao! Lasciatevi andare, andate a ballare, l'amico Andrea Barbanera. Bye bye!